Sì, passo del tonale, ci sono tornato. Ciao ragazzi, sono tornato sul passo del tonale e stavolta non sono da solo, c'è con me... Ciao! Lei è Altea. Ciao a tutti, io sono Altea di Red Banana Travel e attraverso i miei articoli e vlog racconto quelli che sono un po' i miei viaggi che di solito faccio con la mia macchina, una Honda CRX del Sol. E io sono Nino di Bohemian Media. I was at the top and I was like I'm in the basement. Number one spot, now she found her a replacement. I swear now I can't take it. Knowing somebody's got my baby. And now you ain't around, baby, I can't think. Stiamo andando, vieni, andiamo. Andiamo. Stiamo andando a trovarci un posto per fare un paio di riprese, perché siamo appassionati di fotografia e di video. Non sprofondare, vieni un po' fin qua. Sì, magari andiamo di là dove stanno un po' di alberi. Sì. Cause I can still feel it in the air. See a pretty face, run my fingers through her hair. My love, my life, my shawty, my wife. She left me, I'm tired. Cause I knew that I just don't write. Qui siamo in un paradiso terrestre, ma a pochissimi chilometri, giusto un secolo fa, si combatteva la guerra bianca e siamo proprio sul fronte. Volevo dire qualcosa di intelligente, ma sono sprofondato. Sono a 1880 metri, sto correndo con uno stabilizzatore in mano. Si fa fatica! Però guardate che bella la montagna! Che fatica! Ho appena finito di fare la ripresa correndo. Mamma mia! Vedi perché io me ne sono stata seduta? Buona idea! Buona idea! Stronza! Come ci si sente per terra sulla neve? Oh, notare che lei è in magliettina, io in Vans. È in Vans e io ho gli scarponi. Ho sbagliato stagione, ragazzi. Vi sto parlando degli occhiali di Altea. Adesso andiamo a berci una cioccolata calda, un qualcosa, una piccola pausa. Ci vuole, decisamente. Ciao! Ciao! Ci siamo fermati a un bar qua accanto. Ragazzi, c'è una giornata bellissima. Che sole che abbiamo trovato. In verità siamo in Sicilia. Io naturalmente mi sono preso torta Sacher. Mangerò io. No, è mio! In pratica noi mangiamo con davanti la montagna, ragazzi. Cioè, adesso vi faccio vedere. Stalkerati dal mondo. Noi abbiamo questo. Pranziamo con questa vista. Buon pranzo! Ragazzi, fa talmente caldo che si può stare in canotta. Megalomane. E l'arancino non è neanche male. Hai visto? Arancina. Arancina. Yay! Finito il pranzo. Adesso torniamo verso le montagne. Molto pesantino. In realtà adesso andiamo a vedere un monumento. Sì. Che monumento? Un sacrario. È? Un sacrario. Dopo vi raccontiamo un paio di cose sul sacrario, perché siamo persone. Io sono una persona acculturata, naturalmente. Andiamo. Siamo sul tetto del sacrario del Passo del Tonale. Inizialmente era costituito solo ed esclusivamente dalla Vittoria Alata che abbiamo qui dietro. Poi nel 1933 venne inserita tutta la struttura sottostante, però lei rimane sul tetto di tutto quanto. Nel 1933 fu trasformato in sacrario.
E pensate che al suo interno ospita ancora i 400 soldati. Ora cerchiamo di recuperare la macchina e andiamo da quella parte a vedere i forti. Ci proviamo, a meno che non è tutto bloccato dalla neve. Proviamoci. Sì. Ragazzi, che fatica. Stiamo salendo a piedi sul forte. Ah, che fatica! Ma guardate là. Ciao ragazzi, stavamo andando sul forte, ma inizialmente stavamo seguendo il navigatore che ci dava, quanto ci dava? Un chilometro scarso. Un chilometro scarso a piedi in salita. Abbiamo detto sì, dai, facciamo un po' di cardio. E in realtà il navigatore non si era aggiornato come si deve. No. E abbiamo scoperto adesso che in realtà mancano 48 minuti, 2,8 km, ma in una pendenza paurosa e con un sacco di neve. 48 minuti in salita a piedi, no, non ce la possiamo fare oggi. Ma non preoccupatevi, abbiamo in mente di fare un'altra cosa. State lì. Che è molto figa. Sì. Yes! Che figata, ragazzi, che no, figata! Non potete capire! Ne voglio uno, voglio venire io a vivere... Ne voglio mille, non hai capito? Voglio venire a vivere in montagna, andare in giro con quella cosa lì! Ma lui è pericoloso a guidare, cioè, è pericoloso, non fidatevi! Che figata! Troppo bello! Nice. Ma poi, che ore sono? Il sole sta piano piano scendendo! Sì! Però... Wow. Guardate là, questo sole! Una giornata stupenda, giornata impegnativa, divertente, molto molto divertente. Troppo. E abbiamo una fronte ustionata, sì. Tipo decimo grado. Non so se si vede, ma la mia fronte è una fronte a scivolo, vedete? Fa tipo una pannella solare, per cui mi si è bruciata la fronte. Comunque chiudiamo questa giornata con il cuore veramente pieno di gioia. Sì. Siamo felicissimi. Big nice. Up. Ragazzi, grazie per essere rimasti con noi fino ad adesso. E che dire? Ci vediamo domani con il lunedì creativo. Peace! Be my friend.